E Radio Radicale, siamo con il senatore Dario Damiani, relatore del milleproroghe, dopo che è stato dato mandato al relatore per la prossima settimana. Allora, voi siete stati praticamente chiusi tutta questa settimana dentro la prima e quinta commissione a lavorare, dopo un'altra settimana precedente di mediazione. Mi sembra che alla fine siete usciti, non dico tutti soddisfatti, però con un clima di lavoro che ha avuto dei momenti di tensione, ma che mi sembra poi alla fine lasci in dote la promessa di non arrivare nemmeno alla fiducia per l'approdo in aula la prossima settimana. Com'è andata? Sì, è andata perfettamente così. Abbiamo lavorato, preparato un po' il terreno politico di confronto tra maggioranza e opposizione e alla fine, sì, dopo questo lavoro siamo arrivati al mandato, al relatore, in 2 giornate in cui sì, i momenti di tensione forse sono stati più per i tempi ogni tanto di alcune riformulazioni che comunque tardavano un attimo ad arrivare, quindi diciamo cose di questo genere più che altro organizzative, non tanto politiche. Abbiamo chiuso anche con un emendamento a firma dei relatori, abbiamo solo fatto 2 emendamenti come relatori, io con il collega Balboni. Quello sui balneari e quello sui lavoratori fragili, e quindi, nonostante l'impegno che avevamo messo appunto sul discorso della non onerosità del provvedimento, però c'era questo impegno di tutte le forze politiche, quindi opposizioni comprese, sui lavoratori fragili, quindi con un impegno oneroso anche il governo, e ringrazio il governo per aver reperito appunto in questi momenti anche oltre 15 milioni di euro proprio per coprire questo discorso sui lavoratori fragili, e quindi L'impegno è di 18 abbiamo milioni o di 15? 16 milioni sarebbe 16. all'incirca, sì, esatto, quello che il governo è riuscito, ha messo in campo su queste proroghe, ma soprattutto su questo impegno, e alla fine siamo, ecco, tutti soddisfatti, maggioranza e opposizione, per aver lavorato bene, per aver fatto il possibile. Si può sempre fare di più e meglio su tante altre cose, però cose che sono rimaste in sospeso, vediamo un attimo anche nei Certo. prossimi provvedimenti. Cerchiamo di andare appunto in aula senza fiducia, sarebbe la cosa migliore un po' per tutti, in modo tale che questo può portare anche al confronto ancora tra le diverse forze. Quindi siamo tutti Certo. soddisfatti di come è andata. Sulla proroga dei balneari, che cosa è successo? Allora, c'è stata una vera e propria proroga o avete articolato meglio i tempi per arrivare a definire il quadro Sono normativo? stati articolati un attimo e meglio i tempi con la partecipazione appunto di tutte e tre le forze di maggioranza e di governo, e quindi con 3 distinti emendamenti. Uno dei relatori che appunto allinea al discorso delle mappature la proroga di un anno delle concessioni, come anche sul discorso di un tavolo che avevamo detto appunto ministeriale, interministeriale, con le categorie dei balneari, che appunto segua oggi, diciamo, questa questione direttamente all'interno appunto del palazzo, proprio per arrivare a quella che poi è stata la legge comunque delega, che comunque abbiamo votato. Però per adesso abbiamo preso altro tempo, perché serve fare delle verifiche, serve appunto verificare, come appunto dicevamo, la mappatura, serve verificare oggi quello che è il demanio libero che comunque c'è, verificare, voglio dire, il valore della risorsa stessa del demanio, quanto appunto è valorizzato. Quindi bisogna farle tutte queste cose per poi arrivare, quindi in un certo momento, a quella che deve essere, diciamo, nel rispetto oggi anche della normativa europea e, ahimè, anche purtroppo di una sentenza del Consiglio di Stato che è stata devastante su questo tema. Però cerchiamo, ecco, di essere oggi al fianco di questa categoria e anche di chi ha investito in un settore che è strategico per il nostro paese. E nel settore della sanità? Anche il settore della sanità, abbiamo lavorato alle proroghe, soprattutto di chi, voglio dire, ha lavorato, si è dato da fare tanto nel periodo del Covid, quindi per i sanitari, anche per una quota parte, anche per lavoratori amministrativi. Abbiamo previsto quell'innalzamento per medici appunto generici e pediatri dell'età pensionabile a 72 anni, in questo momento serve personale comunque sanitario, quindi anche nella sanità abbiamo fatto delle buone cose. La ricetta elettronica, allora lì c'era È stata una grossa confermata? polemica. No, 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 per quanto
quanto riguarda il certo territorio, abbiamo anche tutti quanti sostenuto questo emendamento, che era un emendamento, diamo atto, della senatrice Castellone del Movimento 5 Stelle, ma alla fine l'abbiamo votato e sottoscritto tutti quanti. Per le concessioni autostradali, che cosa, c'era una norma che li riguardava? Sì, ma c'era solo una norma per quanto riguardava, credo, la A22, era appunto quella del Brennero, la possibilità che, voglio dire, gli aggi, i pedaggi che devono essere comunque versati entro fine anno 2023, relativamente quelli al 2022. L'ultima domanda, sul settore dell'agricoltura, avete... Sì, anche lì abbiamo elaborato, io diciamo molto a cuore, diciamo ci tengo anche per la mia regionalità, esatto, per la xylella, per la Puglia, anche lì previsto un emendamento per cercare di combattere oggi purtroppo un brutto fenomeno che sta distruggendo l'olivicoltura della mia Puglia. Grazie a Dario De Magnani. Grazie a voi.